Venga qui, anche senza il cartellino. Allora se muovi sei al centro. Non puoi moderare? Stai al centro. Non puoi moderare questi due estremisti? Noi siamo notoriamente degli sozzi, se tu non ci muovi, andiamo ammazzati, come dicono. Uno, quando lì ci vado, va bene? Allora, buon pomeriggio. Questo è il sesto incontro della Voce dei Libri, Voce dei Libri Archiginnasio, un'iniziativa promossa dalla Libreria Coop con il Comune di Bologna, la Biblioteca dell'Archiginnasio e l'Istituzione delle Biblioteche del Comune di Bologna. Il tutto con l'appoggio logistico di Coop Alleanza 3.0. E con il piacere di avere con noi gli allievi della Galante Garrone che leggeranno alcuni brani del libro. La Voce dei Libri prende spunto dal bellissimo libro, lo dico tutte le volte, La Voce dei Libri del Mulino di Ezio Raimondi, che chi ama la lettura e dà grande valore al libro suggerisco di prenderlo, costa poco e naturalmente è piacevolissimo nel leggere. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Ernesto Galli della Loggia, che ha pubblicato questo libro La speranza d'Italia, illusione e realtà nella storia dell'Italia unita, pubblicata dal Mulino, e con l'autore ne parla Angelo Panebianco. Le due persone non hanno bisogno di essere presentate, ma questo compito lo lascio a Ugo Berti del Mulino. Vai. Grazie. Io mi sono infilato, non previsto, non programmato, solo per portare, diciamo, il saluto dell'editore a questo incontro e per ricordare solo dal mio punto di vista un paio di cose. Due anni fa abbiamo pubblicato questo libro di Galli della Loggia, Credere, Tradire, Vivere, un viaggio negli anni della Repubblica, un libro che ha avuto un notevole successo, che è una specie di autobiografia intellettuale e anche collettiva di una stagione che è appunto quella della Repubblica, che si interroga su anche i molti errori che la classe intellettuale ha fatto in questi decenni di vita repubblicana. Dopo questo libro abbiamo cominciato, non ricordo se sia stata un'iniziativa sua o mia, comunque nostra, di riprendere questo tema con un volume che raccogliesse i saggi comparsi in varie sedi e non disponibili, che Galli della Loggia ha scritto sul tema della storia dell'Italia Unita e che, diciamo, ponevano in una prospettiva più larga i problemi che aveva evidenziato nel volume precedente. Questo è appunto Speranze d'Italia, forse di speranze più che speranze, disperazioni della storia d'Italia, come lui dice anche nel libro e ripete anche nell'intervista che è uscita oggi sul Corriere di Bologna. Occorre ripensare la storia d'Italia per capire perché siamo arrivati, perché è andata a finire così male, perché sta finendo così male. Se sta finendo così male perché c'erano degli errori genetici, forse, fin dall'origine. Questa è l'interrogativo a cui cercano di rispondere questi saggi, che evidenziano appunto varie peculiarità della storia d'Italia a partire dal Risorgimento. Una, ne voglio ricordare una in particolare, perché c'è qui Angelo Panebianco, che secondo me è particolarmente adatto a ragionare su questo tema, e cioè la povertà, o anzi l'inesistenza di una vera cultura liberale in Italia. Mi fa piacere dirlo in questa sala, perché c'è qui la signora Matteucci, la moglie di Nicola Matteucci, che Angelo Panebianco ha definito qualche anno fa uno dei maggiori pensatori liberali dell'Italia contemporanea.
e tuttavia viviamo in quella che una volta era definita la vetrina del comunismo italiano. Ci sono, dentro Bologna si ritrovano tanti aspetti e anche tante, se si vuole, contraddizioni che si riflettono nel libro di cui parliamo questa sera. Come sempre in questi incontri cominciamo con una lettura a cura della Scuola Galante Garrone di una pagina della Loggia. Dopo parleranno fra di loro, io il mio compito è già finito. Anche lui mi fa due applausi. Una storia rivisitata dell'Italia unita, alla quale, resi avvertiti da un opportuno ripensamento del suo svolgersi e dei suoi esiti, bisognerebbe accingersi, dovrebbe essere una storia capace, molto più di quanto accada attualmente, di sottolineare il carattere che ha avuto il Risorgimento, di vera e propria cellula germinale del nostro percorso storico. Non da oggi questo lo si dice, specialmente per certi aspetti strutturali, ad esempio per il divario economico tra il nord e il sud, ma non con altrettanta enfasi invece per ciò che riguarda i caratteri del sistema politico, che dal Risorgimento stesso presero l'avvio, e per l'insieme dell'evoluzione ideologica del paese. A cominciare da un aspetto di grande rilievo, e cioè dal vero e proprio primato della politica, che fin dall'inizio ha caratterizzato il processo dell'unificazione italiana. Un primato che è rimasto tale fino ad oggi, quando, ormai risoltosi in un dominio soffocante dei partiti, esso produce un'ondata uguale e contraria di antipolitica. In qualche modo l'intera azione delle classi dirigenti dello Stato nazionale è fondamentalmente influenzata dall'esempio cavuriano. Di quel modello esse tendono dal 1861 in avanti a riprendere l'idea innanzitutto di una sostanziale onnipotenza della politica. L'idea cioè che la politica può, quanto a prima vista sembra impossibile, grazie all'intelligenza delle alleanze e delle combinazioni, agli stratagemmi tattici, all'accorta tempestività nel mutare le proprie scelte ed il proprio campo, alla risolutezza dell'iniziativa e del comando. Una disposizione, questa, che peraltro trova un'eco immediata in una società povera, che impara subito a contare sulla politica, magari proprio per questa disprezzandola, perché sa che la politica sia la chiave per avere successo a risorse insperate, per la quale dunque primato della politica significherà soprattutto moltiplicazione capillare delle attese e delle richieste, ricerca di qualche amicizia che conti, nonché il necessario conformismo per non dispiacere al potere. Ma l'eredità politica che il Risorgimento lascia al Paese è fatta anche di altro. È sempre tale eredità, ad esempio, mi riferisco all'origine bene o male rivoluzionaria dello Stato nazionale, che nell'esperienza italiana vale a familiarizzare la sfera politica con la dimensione dell'iniziativa dal basso, dell'intervento della piazza, del colpo di mano, del ricorso ammissibile all'uso di qualche forma di forzatura violenta o comunque fuori dalle regole, a familiarizzare tutti gli attori, anche quelli che stanno al governo, con un rapporto nei riguardi della legalità che appare sempre in qualche modo malcerto e per l'appunto adattabile o contrattabile politicamente, se necessario costituzionabile ex post. C'è bisogno di citare date, nomi, episodi? Da Mentana alle radiose giornate, dalla marcia su Roma a luglio del 60, a vere o presunte trattative recenti con rapinatori e terroristi, è facile scorgere, pur nell'estrema diversità dei fatti, della qualità dei protagonisti e soprattutto delle loro intenzioni, una costante fragilità del potere italiano rispetto al principio della law and order, quasi che esso fosse sempre dominato da una sorta di insicurezza circa le proprie ragioni, dal dubbio circa il legittimo fondamento della propria autorità o, alternativamente, dalla spregiudicata consapevolezza di poter fare tutto perché coperto da una sostanziale impunità.
Bene, darei la parola a Angelo Panebianco a questo punto. Se riesco. Sì. Allora, quando si presenta un libro ci si può trovare in difficoltà se... Sì, scusate, no, questo è un microfono tremendo, basta spostare la testa e nessuno capisce nulla. Allora, quando si presenta un libro che ci è piaciuto molto, questo mette in difficoltà chi parla, perché parlare solo delle cose positive, delle tante cose positive che uno ha trovato in un libro, può annoiare gli spettatori. Allora io cercherò in modo stringente di indicare una serie di questioni su cui il libro di Galli La Loggia lo trovo convincente e molto, ma molto originale nell'interpretazione della storia d'Italia, ma cercherò di essere molto sintetico su questo, e poi cercherò di parlare un po' delle cose che invece mi convincono di meno. Tra l'altro noi ci conosciamo da un po' di anni, quindi lui conosciamo entrambi le cose su cui convergiamo e quelle su cui ci differenziamo un po'. Allora, tanto per cominciare, per capire anche l'originalità della posizione di Galli La Loggia tra gli storici, io non sono un storico ma leggo gli storici contemporanei, per apprezzare la sua originalità consiglierei senz'altro di leggere lo scambio con Pietro Scoppola. A proposito di un libro molto importante di Galli La Loggia di qualche anno fa, che era il libro sulla morte della patria, perché lì si vede molto bene la differenza tra due posizioni storiografiche importanti e che hanno nel nostro paese e nella cultura storiografica italiana. Un'altra cosa che vorrei che Ernesto ne parlasse. Io ho trovato molto suggestivo e molto interessante il primo capitolo, quello sul Risorgimento, e in realtà sulle Cinque Giornate di Milano. Perché? Perché lì lui dà un'interpretazione molto interessante e originale sul perché a un certo punto Milano cessa di essere rilevante ai fini della storia italiana. Questo è un punto, state attenti, molto, molto importante. Io in gioventù, poi si cresce naturalmente, ma io in gioventù ero un grande appassionato di Cattaneo, lo leggevo con religiosa attenzione, pensavo che la scelta federalista, ricordo che qualche anno fa, proprio tantissimi anni fa, ne abbiamo anche discusso in una qualche situazione pubblica, e pensavo che la scelta federalista che immaginava Cattaneo fosse la scelta giusta, che avessimo sbagliato tutto sostanzialmente. In realtà naturalmente non era così, però è vero anche il fatto che è vero sicuramente che non ci poteva essere unità d'Italia senza un'egemonia piemontese, tutto vero, però forse una diversa presenza di Milano, cioè di un altro nord rispetto a Torino, perché era un altro nord, nella costruzione d'Italia avrebbe reso più policentrico, più pluralista la costruzione dello Stato, e quindi non dico federalista perché non era di questo che si trattava, ma certamente avrebbe introdotto una dialettica che venne a mancare. E quindi questo passaggio che trovo molto originale del perché a un certo punto Milano, che sembra lanciata all'inizio per essere trainante nel processo nel processo risorgimentale, cessa di essere tale, l'ho trovata molto interessante e molto originale. Condivido da sempre le cose che Galli La Loggia dice sul perché il liberalismo è debole in Italia, per esempio il problema che fu oggetto di un suo saggio sul mulino molto importante, che mi pare sia questo che viene ripreso qui, sul rapporto tra la differenza tra le esperienze liberali, dove il liberalismo non entra in conflitto con la religione cattolica o cristiana, e l'esperienza italiana, dove invece segnata da un conflitto frontale che ha in realtà finito per impoverire il cattolicesimo da un lato e il liberalismo italiano dall'altro. E condivido molto su questo e su altre cose, però lascio perdere questo e vengo ai punti su cui io ho delle perplessità o delle differenze rispetto
a quello che dice Galli da Loggia. Quindi certamente l'Italia nasce con un doppio cleavage, una doppia frattura, quella Stato-Chiesa e quella Nord-Sud. Ecco, mentre su quello che dice Galli della Loggia sul rapporto Stato-Chiesa mi convince, lo trovo molto forte, molto, molto giusto, sono meno convinto da quello che dice sul rapporto, sulla frattura Nord-Sud. Perché in realtà non emerge in modo chiaro che qui siamo in presenza di due società, come dicono tutti gli indicatori, totalmente diverse. Non viene fuori con nettezza il fatto che quel tentativo generosissimo del meridionalismo, con tutti i suoi limiti naturalmente, di superare le differenze, a un certo punto fallisce. Dobbiamo dire che nella storia d'Italia è stato tentato di tutto. L'industria pubblica, tutto, la cassa del mezzo, qualunque. E tuttavia c'è non solo il fallimento, ma qualcosa di più grave del fallimento. La fine della speranza nella possibilità che il divario nord-sud finisca. Questo è molto più grave, perché fin quando c'è la speranza, questo porta all'azione collettiva o individuale, porta a muoversi per migliorare le cose. Ma se la speranza finisce, se tutte i progetti si bruciano, a quel punto cosa resta? Resta il ribellismo o il brigantaggio, come a un certo punto Galli della Loggia dice. Ecco, io avrei enfatizzato di più questo aspetto, perché fa venire, ed è il secondo punto, ma che è strettamente collegato al primo, di una differenza, sto enfatizzando le differenze, qui il 90% delle cose le condivido, quindi per rendere per voi la cosa più vivace enfatizzo le differenze. Un punto di differenza tra me e Galli della Loggia, che credo abbia molto a che fare con la questione nord-sud anche, è la diversa valutazione sullo statalismo. Galli della Loggia naturalmente individua benissimo l'assistenzialismo, la partitocrazia, tutto questo c'è, ma alla fine io ho sempre pensato, poi lui magari mi dice che mi sono sempre sbagliato, che per lui alla fine lo Stato rappresenti comunque prevalentemente la soluzione. Cioè, questo è un paese che o lo tiene insieme la Stato, la primata della politica, o si sfascia tutto. Io ho sempre pensato che lo Stato sia anche in larga misura un problema, prima che una soluzione. E questo lo si vede in molti aspetti, per esempio sul rapporto malato che precede però il risorgimento degli italiani col fisco. C'è un Galli della Loggia in realtà parte dal Risorgimento, però io ricordo un saggio di un grande storico prussiano, von Ranke, il dialogo politico tra un ambasciatore e uno storico, lo storico è lui e l'ambasciatore è l'uomo d'azioni, e riflettono, 1830 mi sembra, quindi in età preunitaria, riflettono sui destini dell'Europa. E a un certo punto si mettono a parlare della differenza che c'è tra l'atteggiamento verso il fisco dei cittadini dei paesi nordici e dei cittadini degli stati italiani preunitari. In un caso il rapporto è basato, un rapporto virtuoso basato sulla fiducia, nel secondo caso un rapporto vizioso basato sulla sfiducia. 1830. Non sono sicuro che dal 1830 ad oggi sia cambiato qualcosa di sostanziale su questo punto. E perché? Io so che ho visto una ricerca che ho trovato molto interessante, che dice su di noi tanto, che risale agli anni 50. Negli anni 50, secondo questa ricerca, i livelli di tassazione ufficiale sulle imprese erano altissimi, il livello di evasione fiscale altrettanto alto. Ma, attenzione, se l'evasione fiscale non ci fosse stata, secondo gli storici economici, non ci sarebbe stato il boom economico. Cioè, in altri termini, la complicità tra potere pubblico e sistema delle imprese, mondo imprenditoriale, eccetera, era di questo tipo. Allora, io ufficialmente ti metto tasse insostenibili, tu però, naturalmente, evadi. Ora voi capite che questo non è esattamente il modo migliore per avere un sistema sano e un rapporto sano tra il contribuente e lo Stato. No? Però è interessante notare, ma perché
lo Stato italiano negli anni 50 deve mettere un livello di tassazione insopportabile per le imprese, così insopportabile che viene ampiamente tollerato il fatto che le imprese vadano. Qui c'è qualcosa di malato che ha a che fare con le ideologie, naturalmente, ha a che fare con il fatto che lo Stato o tassa tanto, anche pur accettando il fatto che poi naturalmente quando tassi troppo l'evasione cresce, oppure questo crea un problema insostenibile, ingestibile, perché ideologicamente tu sei tenuto a tenere alti livelli di tassazione formali, anche se quelli sostanziali non lo sono. Il Sud cosa c'entra? No, questo c'entra in un altro modo. Voi ricordate il governo Monti, questo c'entra perché è legato allo statalismo e alla cattiva gestione dello Stato. Voi ricordate quando il governo Monti decide di fare un'operazione simbolica molto importante contro l'evasione, e dove va? Va a Cortina. Beh, però se uno vuole colpire il grosso dell'evasione deve andare dove c'è l'economia sommersa. È lì che ci sono i grandi flussi di evasione, naturalmente. No, lui va a Cortina a colpire quelli che non pagano lo scontrino, che non si fanno pagare lo scontrino. Perché? Perché su questo c'è un tabù, c'è un grosso tabù. C'è diceva Silo Slabini che ci sono quartieri di certe parti di Napoli o di Palermo molto più ricche di Milano, anche se gli indicatori ufficiali dicono il contrario. Questo ha a che fare, purtroppo, Galli della Loggia giustamente cita un libro che è diventato un bestseller, quello di Pino, un bestseller nel Sud, quello di Pino Aprile, no, sui terroni. E questo ha a che fare appunto con un modo malato, un rapporto malato tra lo Stato e il cittadino, che nel Sud è precipitato nella celebre lamentazione sullo sfruttamento esercitato dal Nord e così via, e quindi nell'uso dello Stato a fini di risarcimento, il che naturalmente enfatizza tutti quegli elementi di assistenzialismo partitocratico e così via di cui ha parlato Galli della Loggia. Gli altri due punti, gli altri due punti su cui ho qualche riserva sono questi. Galli della Loggia è uno storico della politica e quindi, per conseguenza, uno storico delle idee, delle ideologie e delle culture politiche, per ragioni che spiega benissimo. Se io assumo il primato della politica, devo andare a vedere come le idee, le visioni del mondo, le concezioni si scontrano benissimo. E ha perfettamente ragione. Tuttavia, forse occorrerebbe anche un po' più di attenzione di quella che lui porta alle istituzioni. Per esempio alle istituzioni amministrative. La storia italiana è anche una storia dell'amministrazione e dell'evoluzione dell'amministrazione. E questo è un aspetto molto importante per capire certi aspetti della non riuscita di certi desideri, di certe speranze italiane, o ancora l'evoluzione delle istituzioni politico-rappresentative, la Costituzione fatta in un certo modo, le nostre leggi elettorali e così via hanno inciso sicuramente sulla politica italiana. Su questo Galli della Loggia, che è molto più interessato proprio per vocazione, per interesse alla disputa delle idee e delle ideologie. Sto parlando troppo, scusate? No, perché mi fermo subito. Porta meno attenzione. Porta meno attenzione. Non mi sentite laggiù? No? Si sente niente? Sì, no, ma lo so, ma purtroppo questi microfoni, lo so, sono fatti così. L'altro tema che non ho trovato troppo in Galli della Loggia, questo paradossalmente perché appunto c'è dietro quell'importantissimo libro che è La morte sulla patria, è una maggiore attenzione al rapporto tra l'Italia e le dinamiche internazionali. Naturalmente dice come la sconfitta
e la seconda guerra mondiale, il modo in cui gli italiani hanno ripensato alla sconfitta, ha inciso potentemente, penso che abbia assolutamente ragione. Poi però il rapporto tra l'Italia, tra questa Italia che a un certo punto cessa di essere una nazione, e il mondo esterno finisce più in... è vero anche che non si può parlare di tutto, per carità, ma certamente finisce sullo sfondo. Mentre forse è molto importante osservarlo, anche per capire certi aspetti contemporanei. Se ti vengono meno le reti di protezione, quindi l'Europa, gli Stati Uniti, cioè le reti di protezione che questo paese ha avuto, che la Repubblica ha avuto fino ad oggi, e se le reti di protezione si allentano, vengono meno, che cosa succede, tenuto conto che i paesi e la loro storia non è mai separabile, che ne pensino quelli che credono di poter mettere le saracinesche e buttare via la chiave, la loro storia non è mai separabile dalla storia esterna. Che succede a questo paese? Forse appunto lo storico ci aiuta a capire come, attraverso il passato e la lettura di alcuni passaggi chiavi del passato, qualcosa anche sul presente. Mi fermo qui e poi lascio la parola al maestro, che spero non sia troppo cattivo con me a questo punto. Sono molto grato ad Angelo perché ha concentrato il suo intervento soprattutto sugli aspetti critici, evitando così che facessimo una figura che qualche volta ci è capitato, almeno a me è capitato, insomma, in relazione a lui di fare, cioè di essere una specie di BB e Bibò, scrivendo anche sullo stesso giornale. Insomma. Invece vengono molto bene fuori alcune differenze, che sono differenze di sensibilità, forse anche di punti di vista, di culture politiche, insomma, di quello che ognuno di noi ha nella testa, e credo che, insomma, in qualche caso sia effettivamente così. Quindi ripercorro le indicazioni che lui ha dato, cercando, le indicazioni critiche che lui ha dato, cercando di rispondere a ciò che lui ha detto. Dunque, io penso che sì, il problema dell'Italia non è stato soltanto la divisione nord-sud, ma la divisione del nord e anche la divisione del sud, perché il sud, appunto, che si è unito all'Italia non era Napoli, ma è stato Palermo. Ed è stato, diciamo, bisogna dirlo, l'intervento decisivo della mafia. La spedizione di Mille fu appoggiata da quella che era, diciamo così, la progenitrice della mafia, ma per Mille aspetti, però, appunto, questa originaria partecipazione della mafia all'unità d'Italia, in funzione, in quel caso, appunto, di rivendicazione sicilianista contro Napoli, che aveva oppresso, secondo loro, appunto, la Sicilia, ha contato moltissimo. Ad esempio, la storia della sinistra mazziniana garibaldina in Sicilia, in tutto il periodo successivo all'unità, valga per tutto, appunto, i moti di Palermo, cose che noi abbiamo dimenticato. Nel 1866 Palermo si rivolta contro lo Stato italiano, cioè una propria insurrezione cittadina, che vede alleati il Partito d'Azione, i mazziniani, l'ala sinistra, l'ala che non accettava il compromesso con la monarchia, e le organizzazioni malavitose, della Sicilia. Questo ha lasciato un'eredità significativa. E così come non è stato, appunto, Napoli ma Palermo, nel sud, a nord è stato Torino e non Milano. Milano è stata cancellata non solo perché è stata cancellata l'ipotesi cattaniana federalista, che anche a Milano aveva stentato ad affermarsi, perché a Milano poi a un certo punto Cattaneo e i mazziniani fanno le cinque giornate, ma il risultato politico lo incamera Gabrio Casati e il moderatismo lombardo, i quali però, proprio perché hanno
il fiato sul collo dei mazziniani, si rifugiano sotto l'ala protettrice dei Savoia. E Milano scompare. Milano scompare anche per un'altra ragione che non ho avuto la possibilità, ma che è molto interessante, che è legata al tipo di processo penale civile che l'Austria aveva naturalmente applicato nei suoi domini italiani e quindi anche a Milano. Questo, il processo austriaco, sia civile che penale, non prevedeva praticamente la presenza degli avvocati. Cioè Milano arriva all'unità senza quel ceto fondamentale che è stato il cuore di tutti i ceti politici delle regioni italiane, gli avvocati, i giuristi, i giurisperiti. Il processo sia civile che penale austriaco, che per appunto 100 anni e più aveva dominato in Lombardia, era un processo che prevedeva soltanto l'intervento del giudice. L'intervento del giudice. Non prevedeva il dibattimento. Non prevedeva il dibattimento in cui un avvocato potesse esporre le ragioni del suo difeso. Prevedeva al massimo la presentazione di una memoria. Insomma, non c'erano avvocati. E infatti, nei primi 20-30 anni dell'Unità d'Italia, Milano è rappresentata ingegneri, commercianti, aristocratici, tutte persone che vengono stritolate dagli abilissimi avvocati piemontesi, napoletani, siciliani, insomma, vengono cancellati. Quindi questa cosa dell'assenza di Milano è una cosa che ha pesato moltissimo, perché Milano da allora in poi è soltanto, diciamo così, il luogo dell'antipolitica italiana. È il luogo dell'antipolitica italiana, quella che protesta contro Roma, vista come l'emblema assoluto della politica, e tutte le cose antipolitiche italiane hanno avuto sempre il loro battesimo in qualche modo a Milano. Tranne poi quando vengono a Roma, poi si romanizzano e diciamo, si diventano anche loro la politica. Roma ha questa terribile capacità di mangiare e masticare qualunque cosa. La debolezza del liberalismo, per cui appunto ci sarebbero i veri liberali che sono una piccola elite, poi invece ci sono i famigerati liberali alle vongole di scalfariana memoria, liberali così come te, penso, insomma, secondo il dottor Scalfari. Questa critica alla debolezza del liberalismo italiano non tiene conto di un fatto fondamentale, che appunto sembra ovvio, ma nei libri di storia non si... Il liberalismo non è mai nato con il compito di fondare lo Stato, ma di difendersi contro lo Stato. Il liberalismo è nato per difendere gli individui contro lo strapotere dello Stato. In Italia invece il liberalismo ha avuto, diciamo, la circostanza storica di dover fondare lo Stato, che è una cosa assolutamente fuori, diciamo, dal suo codice genetico. Per cui appunto i liberali costretti a fondare lo Stato diventano dei liberali un po' così, insomma, un po' autoritari, un po' statalisti. E ecco perché il liberalismo italiano... Poi c'erano sempre una piccola minoranza che invece erano liberali, liberali alla Cattaneo, diciamo così, i quali però naturalmente nel momento critico dovevano per forza fare corpo con tutti gli altri, che erano quelli egemoni. E qui tocchiamo il problema, sì, che tu dici dello Stato, sì, io sono tendenzialmente statalista, ebbene sì, so che è una cosa molto impopolare, ma perché? Perché io penso che ciò che è mancato realmente alla vita democratica italiana è stata una cosa che si chiama l'autorità dello Stato. L'autorità dello Stato. Una questione fondamentale a cui noi facciamo poco riferimento, poco attenzione, e che mentre negli altri paesi dove ci sono state, cioè che noi prendiamo sempre appunto la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, per alcuni secoli lì c'è stata la monarchia assoluta. La monarchia assoluta significa che appunto il re comanda qualcosa e chi non obbedisce viene impiccato, mandato in prigione, alla Cayenne, così. Cioè l'autorità dello Stato non si discute, non ci sono possibilità, diciamo così, di eccepire, non ci sono tribunali, se non casi rarissimi, a cui ricorrere contro la volontà del principe. Lo Stato italiano invece nasce liberale, nasce con i singoli cittadini che bene o male hanno dei diritti, e guardate, li hanno veramente. I tribunali italiani dal 1861 in poi
In moltissimi casi in cui, per esempio, la polizia sequestrava, scioglieva associazioni così, i tribunali spessissimo danno torto all'autorità e difendono i diritti che agli cittadini italiani venivano garantiti dallo Statuto. Cioè lo Stato italiano nasce come uno Stato in cui l'autorità dello Stato ha subito, diciamo così, una controparte significativa nella libertà dei cittadini di ricorrere contro i suoi decreti. Cioè, questo fin dall'inizio ha creato, diciamo così, una debolezza anche a tutti quanti. Noi naturalmente piace uno Stato contro cui si possa ricorrere, ovviamente. Noi tutti piace che i cittadini abbiano diritti, però questo non ci può far vedere le conseguenze storiche che in lungo periodo hanno certi fenomeni. C'è una controprova che ha fatto uno studioso che studia la diffusione della malavita organizzata nell'Italia meridionale, si chiama Ciconte, Nuccio Ciconte, il quale ha visto che le zone del mezzogiorno oggi, dove minore è la penetrazione della malavita organizzata, sono quelle dove, dopo il 1860, nella repressione del brigantaggio, fu applicata con particolare, diciamo oggi diremmo ferocia, diciamo con particolare determinazione, la legge marziale. La famosa legge Pica, che praticamente era una legge dei sospetti che dava la possibilità all'autorità militare di fucilare sul campo chi ritenesse semplicemente sospetta di essere collusa con i briganti. Le zone in cui fu particolarmente forte la repressione in base alla legge Pica sono quelle che oggi vedono, guarda caso, la minore diffusione della delinquenza organizzata, cioè quindi un maggiore rispetto dell'autorità della legge. La legge viene obbedita soltanto se c'è la repressione che punisce chi la viola. L'idea che la legge storicamente possa affermarsi una cultura civica senza la possibilità di un'autorità forte è un'idea che non trova assolutamente, che piace a tutti noi naturalmente, ma non trova affermazione nella storia. Sì, lo Stato, caro Angelo, l'Italia è un paese povero, è un paese povero. Allora, tu dici il Sud, che cosa ne facciamo del Sud? Il Sud è necessario, senza il Sud l'Italia non ha nessun peso specifico internazionale, tanto per cominciare. Senza il Sud non c'è un mercato per le merendine, le automobili, tutte le cose che vengono fatte dall'industria del Nord. Quando si dice che il Sud, il governo, lo Stato, ha dato molte risorse, trasferimenti, pensioni, stipendi, impieghi pubblici al Sud, si dimentica di dire che con quegli stipendi, con quei soldi, le famiglie del Sud compravano nei supermercati, nelle filiali, i prodotti del Nord. Tutti la domanda interna dell'Italia è una domanda indirettamente, attraverso questa via, finanziata dalla spesa pubblica. Noi conosciamo benissimo, insomma, questi signori della Confindustria che tuonano professionalmente in modo stucchevole, non capiscono noi. C'eri anche tu quando era al comitato scientifico dell'ufficio studi della Confindustria, è una cosa agghiacciante sentire gli industriali, la creme della creme degli industriali. Abbiamo fatto parte io e Angelo del comitato scientifico dell'ufficio studi della Confindustria per 2-3 anni così. Allora, vedere la creme della creme dell'industria italiana che veniva, partecipava lì con grande pomposità ai lavori comuni con persone come me e Angelo, e che recitavano l'articolo che Angelo aveva scritto la mattina sul Corriere della Sera come se fosse una loro geniale pensata. Questa è, diciamo così, la capacità media della classe dirigente italiana. Il rapporto dell'Italia, io penso che sì, forse in questo libro, che poi appunto non è un racconto storico organico, per cui ci sono moltissimi buchi legati proprio, diciamo così, a fatti occasionali. Io personalmente penso che una delle ragioni della crisi storica della Repubblica,
perché oggi noi possiamo parlare di crisi storica della Repubblica. Penso che la Repubblica è entrata in una crisi storica. La crisi storica della Repubblica dipende dal fatto, uno delle ragioni, che non ha, ai suoi inizi, la democrazia italiana non ha capito, non ha voluto capire, non ha metabolizzato dentro di sé intellettualmente, psicologicamente, il peso e le conseguenze gravissime della sconfitta militare del 43-45. Ha pensato che la resistenza fosse una specie di miracolosa acqua di Lourdes politica che cancellava gli effetti della resistenza. Non è stato così, non era così. La perdita della sovranità italiana, della sovranità, cioè dell'essere padroni in casa propria dell'Italia, è stata una cosa fortissima che ha praticamente cancellato per buona parte una possibilità di una presenza italiana che non avesse quegli aspetti, diciamo così, ha cancellato la possibilità di una presenza politica dell'Italia. La nostra presenza è stata sempre unicamente, come dire, commercial magliaresca, magliaresca da Magliaro, cioè appunto abbiamo potuto con l'ENI offrire, andare lì a dire quanto ti dà quello, un terzo, io ti do la metà, tutte cose ottime, oppure appunto mettersi d'accordo in maniera sotterranea con i palestinesi, mantenersi buoni anche gli israeliani, cioè è stata sempre... L'unico spazio di presenza internazionale che abbiamo potuto avere è stata una presenza, diciamo, interstiziale e all'insegna della cautela, trattino furbizia, doppio giochismo, usare, diciamo così, l'economia in maniera indiretta. Anche oggi, noi non paghiamo, il governo italiano non paga mai nessun ricatto. Se un cittadino italiano viene rapito, viene... per fortuna molto spesso liberato, ma come sapete il governo italiano ogni volta dice non è stato pagato nessun riscatto. La cosa tecnicamente è vera, ma sapete perché è vera? Perché il riscatto lo pagano per noi alcuni paesi arabi, nostri amici, e cui poi noi invece troviamo il modo di dargli quello che loro hanno dato per liberare il nostro connazionale. Questa è, diciamo così, la realtà del nostro paese, è che subito, appunto, la democrazia italiana nasce all'ombra di tre grandi protettori. Diciamo, solo la presenza di tre grandi protettori, che è stato il Vaticano, gli Stati Uniti d'America e anche l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica è stato un grande protettore della democrazia italiana, perché in Italia c'era il PC e così, bisognava stare attenti perché non bisognava compromettere le fortune politiche eventuali del Partito Comunista, e quindi se si trattava di comprare una fabbrica di automobili si compravano dalla Fiat, insomma, non dalla Renault né dalla Volkswagen, insomma. Questi tre protettori sono, per una ragione o per un'altra, scomparsi alla fine, negli anni 90 sono scomparsi. Il Vaticano non si è più interessato dell'Italia con i papi stranieri, l'Unione Sovietica è finita, gli Stati Uniti hanno iniziato una lenta ritirata e l'Italia si ritrova sola. Sola è, diciamo così, oggi in qualche modo noi siamo come nel 45, sconfitti e basta, insomma, internazionalmente, senza reti di protezione, come giustamente dicevo, senza reti di protezione. Cos'altro mi rimproveravi? Ah, la scarsa attenzione alle istituzioni. A parte che c'è un articolo in cui dico che, cioè, è tutta colpa della Costituzione italiana, per cui è un lungo articolo, insomma, in cui cerco di argomentare come la nostra Costituzione, la seconda parte, è pessima. Una delle cause della crisi storica della Repubblica è il fatto che ha un sistema dei poteri pubblici assolutamente demenziale, secondo me, che non può produrre decisione politica.
Questo è il punto fondamentale. Non può produrre decisioni, soprattutto nel momento in cui servono decisioni politiche incisive, perché decisioni appunto normali sono buone tutti a farli, tutti i sistemi politici sono buoni a farli. E il guaio è che ha un sistema politico sancito dalla Costituzione pessimo e al tempo stesso una Costituzione idolatrata, che è diventata un feticcio ideologico dell'ufficialità della Repubblica, per cui bisogna sempre dire che la Costituzione è bellissima, con un gioco di tre carte, perché si dice sempre che è bellissima parlando dei primi 50 della prima parte, per dire che è bellissima tutta. Invece la prima parte è bellissima perché è inattuata e inattuabile, quindi è come una scultura di Michelangelo, è bellissima, per carità, è bellissima. La seconda parte però invece non è bellissima per nulla, ed è un disastro, cioè è la cosa che ci paralizza. Un'ultima cosa a proposito del fisco, io non ho capito, ma non è che la maggioranza dell'evasione fiscale sta dal sud, perché mi pare che insomma dei 130 miliardi di euro bisognerà ammettere che forse la maggioranza di questi 130 miliardi sta dove si produce più ricchezza, dove c'è più ricchezza c'è più evasione, o no? Quindi diciamo così, il nord evade il fisco, diciamo così, in misura maggiore, semplicemente perché ha un reddito maggiore, però diciamo così, tutte... Non ho mai sentito, se tu sai qualcosa in proposito correggimi, ma non ho mai sentito che diciamo così, il sud evada di più del nord. Probabilmente alcune cose sì. Cioè penso per esempio le tasse d'assicurazione a Napoli, l'assicurazione sulle auto a Napoli le paga un terzo del parco automobilistico. Sì, quello sì. Voglio dire, ma... Però l'ammontare grosso dell'evasione non è quello dell'evasione delle tasse automobilistiche. Non pagano neanche l'assicurazione, cercano di non pagare nulla, diciamo così. Però, appunto, come? Ah no, mi sembrava di aver sentito un'interruzione. Ecco, allora... Sì, io parlavo dell'economia sommersa, Cioè perché sull'economia sommersa l'Italia ha sempre fatto il gioco delle tre carte. Da un lato devi combattere l'evasione, ma se combatti l'evasione finisci inevitabilmente per sbattere contro l'economia sommersa. Se sbatti contro l'economia sommersa, soprattutto nei periodi l'economia sommersa nei periodi di crisi è stato un grande ammortizzatore sociale, perché ha consentito naturalmente, però è guarda, molto più dura la crisi dove non c'è economia sommersa. Adesso non annoiamo l'uditorio con una discussione, però io penso che la maggior parte dell'economia sommersa riguarda soprattutto l'artigianato. Tu pensi che gli idraulici di Bologna danno la ricevuta fiscale quando vanno a casa a fare dei lavori? Voi che siete di Bologna potete dire che se vai a fare, cioè, chiami un falegname a farti un lavoro, nessuno, quello è un ceto sociale che diciamo così, non paga per principio, anche perché nessuno glielo chiede, perché col sistema fiscale italiano ti dicono... allora, se lei vuole la ricevuta sono 10 euro, se non la vuole sono 7. E tutti quanti dicono, allora facciamo 7. Ma questo è diffuso in tutta l'Italia. Cioè, qui c'è un problema, appunto, c'è un problema di complicità politica con l'evasione. Persone che conosco e che credo competenti mi dicono che l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità tecnica ormai di controllare il reddito pressoché quasi all'unità euro, perché dispone di database delle banche, del catasto, incrociando avrebbe la possibilità con grande facilità di colpire l'evasione fiscale. Voi sapete che in Italia non c'è neanche una persona in prigione per evasione fiscale, in Germania sono circa 2000. Persone in prigione per evasione fiscale. Allora, c'è però una volontà politica precisa non colpire l'evasione fiscale, perché si ha il timore ragionevole che ciò sarebbe pagato in termini di consenso elettorale.
ma questo a Milano come a Vibo Valentia, capisci? Io penso. Grazie. Bene. Prima di procedere facciamo un'altra lettura. Quanto sono? Due? Tre letture. Una di chiusura proprio. L'ideologia italiana è il denominatore comune di un insieme di riflessioni peculiari e di interpretazioni che i gruppi intellettuali italiani avviano a partire dall'unità, ma riprendendo spesso motivi di ben più antica data, sulla storia del paese e sul loro ruolo in essa. L'ideologia italiana è insieme un'analisi storica profondamente pessimistica e una profezia di salvezza. Dagli anni 70-80 del XIX secolo, in particolare, matura nella penisola una disposizione ideologico-emotiva destinata a fare sempre più proseliti tra gli intellettuali letterati in specie, la quale guarda al passato storico italiano come ad una serie di catastrofi o di fallimenti che dalla donazione di Costantino al Risorgimento, passando per le egemonie straniere e la mancata riforma religiosa, avrebbero impedito, da un lato, la nascita di un forte, autentico Stato-Nazione. Dall'altro, ma in questo tipo di analisi le due cose sono le due facce di una stessa medaglia, la costruzione, rigenerazione del carattere degli italiani, afflitto da una storica corruzione. Secondo la prospettiva fatta propria dall'ideologia italiana, il Risorgimento sarebbe stato ben lungi dal rappresentare la cesura rispetto al passato che avrebbe dovuto invece rappresentare. In realtà, la sua natura di conquista regia, la presenza della questione meridionale, il permanente dissidio tra paese reale e paese legale, la diffusa decadenza legata alle pratiche del parlamentarismo, la debacle dei primi tentativi di insediamento coloniale, ne avrebbero ratificato il sostanziale fallimento. Da qui la necessità di una grande ripresa di iniziativa politica, di carattere realmente rivoluzionario, capace di fare piazza pulita delle vecchie oligarchie, di fare finalmente posto alle masse nello Stato, di restituire alla nazione fiducia nei suoi destini, di procedere alla sospirata riforma intellettuale e morale degli italiani. Da qui anche la necessità sempre più avvertita di un compito politico per gli intellettuali, di una loro specifica missione di guida del rinnovamento spirituale e materiale del paese. Questa, per sommi capi, dunque, l'ideologia italiana, con il suo inevitabile contorno tipico di un'ideologia di intellettuali rivolta precipuamente agli intellettuali, di minoritarismo aristocratico, di moralismo, di astrattezza. Posso dire una cosa prima di proseguire? Prima di far proseguire Pane Bianco, ho scelto io questa lettura perché l'ideologia italiana, tra virgolette, è una delle idee, è uno dei temi che corrono questo libro e corrono la storia d'Italia, appunto, secondo la lettura del Resto Galli della Loggia. Ma a parte che io dico, anch'io sono parte, ma non lo sei anche tu, non lo sono le tue stesse analisi così spesso pessimistiche, parte di questa... Madame Bovary sono io, sì sì, quindi insomma, se Flaubert poteva dire questo. Certo che siamo, insomma, chiunque in Italia, diciamo così, soprattutto della generazione mia o di quella immediatamente successiva, fino almeno a 20 anni fa, diciamo così, si è trovato a fare un mestiere, appunto il professore, il giornalista, così, ha risentito di questo tipo di formazione. Quindi sì, sì, anche io, per carità. Però, diciamo così, cerco di liberarmi, cioè cerco di vedere, di prendere distanze vedendola storicamente, ecco. Insomma, questo è il tentativo. Credo che sia stato un fatto centrale, che
Tranne che durante il fascismo gli intellettuali italiani non sono mai stati dalla parte del governo, diciamo, dalla parte dell'autorità, sono stati sempre all'opposizione. Cosa che non è accaduto sempre in altre parti del mondo, ma non è accaduto, è una specificità molto, molto italiana questa, su cui forse è il caso di interrogarsi. Ma c'è per esempio il discorso che emerge sul carattere degli italiani come aspetto di lunga durata, diciamo così, antropologico. Si sono esercitati, noi come Mulino pubblicammo un libro famoso, che è rimasto famoso, no? Che ha inventato il familismo amorale come tratto tipico della società meridionale, o forse italiana addirittura, e forse è anche significativo che questa espressione sia diventata così celebre e così tuttora impiegata per parlare di noi, per parlare degli italiani. Sì, ma certo, ma c'è un carattere italiano, c'è un carattere tedeschi, c'è un carattere degli inglesi, cioè ogni popolo ha delle caratteristiche psicologiche, ideologiche, perché ha delle caratteristiche storiche. Cioè, non vuol dire, bisogna intendere cosa si intende per carattere, cioè una cosa, non è che una cosa che nel DNA, non è una cosa diciamo sia appunto razziale il carattere. Il carattere prodotto di circostanze storiche. Allora è certo che nel Sud l'assenza dello Stato, questa è stata la grande diciamo così, tragedia del Sud, l'assenza dello Stato significa assenza di un'autorità capace di imporre le regole, a una società delle regole e il rispetto delle regole. Questa è stata la terribile, a cui lo Stato italiano, per le ragioni che dicevo prima, non è stato in grado di supplire, a questo vuoto storico dell'autorità e delle regole. È chiaro che la famiglia e tutte le protezioni che la famiglia ti può assicurare, la famiglia allargata, il clan, così, diventa un fatto vitale. È l'unico modo, l'unica cosa a cui ti puoi affidare, che ti protegge anche appunto in molte circostanze, anche le più drammatiche. Certo che esiste un carattere italiano. Perché noi abbiamo avuto una storia particolare che non hanno avuto altri paesi, naturalmente. L'identità esiste, l'identità storica e quindi anche culturale, e quindi anche temperamentale, insomma. Che però appunto va sempre dal nord al sud, cioè c'è una cosa, anche quelli di Trento, diciamo così, quando gli capita una botta in testa dicono mamma mia. Noi siamo l'unico paese al mondo in cui c'è l'espressione mamma mia, per dire appunto guarda che mi è capitato. Ma questo a Caltanissetta come a Trento, appunto. Io direi così, e questo aiuta anche a capire alcune differenze tra me e Ernesto. Lui diceva occorre necessariamente una forte autorità dello Stato per produrre certi risultati, se non c'è questa autorità. Beh, sì, sì e no, nel senso che, per esempio, una serie di fenomeni sono collegati all'esistenza di fiducia o sfiducia sociale. Cioè ci fidiamo tra di noi, ed è una cosa orizzontale prima ancora che verticale verso l'autorità. Se non ci fidiamo tra di noi, ovviamente a maggior ragione non ci fidiamo di lui che sta sopra. Se ci fidiamo tra di noi e facciamo affidarci per un insieme di circostanze storiche, questo ha tutta una serie di effetti positivi sul funzionamento della società. Per esempio, non obbliga lo Stato a riempirci di regole, regolamenti e così via. Quando la produzione abnorme di norme è normalmente collegata a una situazione di sfiducia sociale, perché se giochiamo a fidarci non c'è bisogno di che l'autorità ci scarichi addosso. Scusa Angelo, ma ti interrompo. E quando è che nasce questo sentimento appunto, del fidarci? Appunto. Quando nasce e come nasce? Nasce naturalmente da situazioni di non di statualità, perché per esempio
ci sono delle differenze anche tra le città italiane in cui c'è un certo margine di fiducia sociale in certi luoghi e al contrario circoli viziosi di sfiducia sociale in altri. Sfiducia sociale che significa un insieme di profezie che si autoadempiono in modo rovinoso, cioè io credo che tu ti comporterai scorrettamente, quindi mi comporto scorrettamente anch'io. Il risultato è che questa cosa si riproduce all'infinito. Quando finisce? Perché arriva l'autorità? No, finisce perché arriva per esempio una catastrofe, no? Quella società, quel gruppo si trova a doversi a dover scoprire rapporti di solidarietà, cioè, pensate a certe situazioni provocate dalla guerra, provocate da epidemie e così via. Una società che vive di sfiducia sociale, che quindi si rivolge alla famiglia, perché se io non mi posso fidare di quell'altro provo a fidarmi di mio cognato, no? O di mio cugino. Quindi la famiglia non è l'alternativa allo Stato, è l'alternativa all'assenza di fiducia sociale, e che dà luogo a circoli viziosi che tendono a riprodursi attraverso le generazioni e i secoli, a meno che non intervenga un evento catastrofico che obbliga le persone improvvisamente a sviluppare rapporti di solidarietà. A quel punto esiste la possibilità, c'è una finestra di opportunità che si apre, in cui esiste la possibilità che da rapporti stabili di sfiducia sociale diffusa si passi a rapporti di fiducia. Attenzione, non è che lo risolvete con l'autorità dello Stato, del Comune, che in una situazione di sfiducia sociale arriva, piazza regolamenti e risolve il problema, perché il regolamento viene neutralizzato se la società è tale da non volerlo recepire. Cioè, questo a me pare l'elemento cruciale. Questo sposta sui rapporti sociali più che sul rapporto politico. La politica arriva dopo. Lo Stato è un rapporto sociale. Oppure quando arriva prima, arriva perché riesce a disfare i rapporti sociali. Magari non è corretto, ma io ricordo aver letto un lavoro su Napoli. C'è una fase della vita di Napoli in cui Napoli ha lo sviluppo di una società civile, quindi rapporti di fiducia, eccetera. A un certo punto arrivano nuove autorità e queste hanno un problema, devono praticare il divide tempera. E come faccio a praticare il divide tempera? Come faccio a creare sfiducia? Opero in un modo sicuro, opero attraverso una giustizia ineguale, no? Cioè io stabilisco che comunque il nobile ha ragione, comunque a prescindere, il borghese ha torto a prescindere. A quel punto ho creato le condizioni per la sfiducia. Quindi la politica opera normalmente, la politica non è in grado normalmente di fare chissà che, la politica è in grado però di bloccare, di impedire agli altri di fare. Questo sì, questo nella storia ci è riuscita tantissime volte. Ernesto dice: è mancata l'autorità dello Stato. Vero, ma siccome l'autorità dello Stato non la costituisci con la bacchetta magica, devi trovare delle strade indirette se vuoi tentare di ricostituirla. E una delle strade indirette, questo era il mio riferimento al fisco di prima, è quello in qualche modo di asciugarlo, lo Stato. Lo vuoi autorevole? Beh, allora bisogna che sia uno Stato poco impiccione. Meno impiccione è lo Stato, più autorevole è, perché dello Stato mi servirò nel momento in cui ne ho bisogno. Galileo Loggia dice: è impopolare essere statalisti, ma sarà forse impopolare a parole, ma non nei fatti, perché l'Italia è il paese dei movimenti antistatalisti che vogliono i finanziamenti statali, Cioè, l'Italia è fatta così. Cioè, quindi lo statalismo è parte integrante, è ciò che noi respiriamo, no? Ciò che noi vogliamo. Ora, questo particolare statalismo di sicuro non porta autorità. È vero, dietro ci sono le grandi catastrofi storiche, ha ragione, perché ripeto, rinvio chi non lo ha letto, lo consiglio di leggere il libro Morte della Patria di Galileo Loggia, perché quello è veramente un grande libro che chiarisce moltissime cose. Come? Microfono. Ah, scusate, sì, avete ragione. Che chiarisce moltissime cose. Però, di sicuro, l'altra strada, quella dello Stato
che si impiccia di tutto, quello è un vicolo cieco. Di là non si ricostituisce nessuna, neanche un briciolo di autorità statale. Invece dà il segnale, questo sì, di società in cui la sfiducia sociale è molto elevata. Volevo tornare un attimo sul sud e su un punto. Intanto preciso, io sono figlio di un siciliano, questo tanto per essere chiari. Anni fa, inizio anni 90, mi trovo a una cena con accademici di Catania, dell'Università di Catania, siamo all'inizio degli anni 90. E naturalmente arriva il momento della lagna, cioè arriva il momento in cui si dedicano all'esercizio favorito degli intellettuali meridionali. Il Nord ci ha sfruttato, siamo stati sfruttati e così via, sfruttamento eccetera. Al che io a un certo punto mi era montata la mosca al naso, ho detto: signori, secondo me è meglio che cambiate disco, perché qui è arrivata la Lega, parlo della Lega di Bossi, la Lega secessionista. Se voi dite ai leghisti che il Nord ci ha sfruttato, quelli vi dicono: scusateci tanto, non lo faremo più, anzi non abbiamo più voglia di avere nessun rapporto con voi. È questo che vi dicono. I presenti, alcuni mi guardarono scandalizzati e altri attoniti, perché in realtà io volevo dire: è meglio che questo giocattolo lo buttate via, cioè dovete piantarla di continuare a dire che siete stati sfruttati e che quindi avete bisogno del risarcimento, perché questo era il senso, questo è quello, non necessariamente gli operatori economici del Sud, che spesso sono invece molto pragmatici, ma certamente l'intelligenza del Sud è in larga parte questo, perché è stata educata così da generazioni. E questo naturalmente, con una pressione, una domanda di questo tipo sulla politica e sullo Stato, non ha certamente aiutato. Poi ci sono certamente i grandi difetti del Nord. Io ho l'impressione che i grandi presenti difetti del Nord siano un po' diversi dai grandi difetti del Sud. Sempre difetti si tratta, ma non esattamente la stessa cosa. Mentre in Galli della Loggia ho l'impressione che questa frattura sia meno accentuata. Dopodiché sulla Costituzione hai ragione tu. C'è un saggio sulla Costituzione che tocca questo punto. Ma guarda, io questa cosa della fiducia non capisco bene che cosa voglia dire, perché mi sembra un bel ritratto quello che tu fai, ma dove mai esistita? Forse nelle comunità yankee che erano assediate nella prateria dagli indiani, lì bisognava avere fiducia che venissero gli altri a salvarti fiducia sociale è questo. Io se giro in bicicletta per Bologna e passo accanto a un pedone, non penso che quello mi tirerà un calcio sulla bicicletta, ma se passo in bicicletta per certe zone di Bogotà o non so che altro, sto attento al pedone. Come? Questo è la fiducia, nient'altro che questo qui. Io penso che nella società del familismo morale, lì c'è la fiducia, per esempio. Paisà, che è il classico appellativo meridionale, diciamo così, rispetto a un corregionario, vuol dire questo, diciamo così: mi fido di quello perché è del mio paese. Cioè, c'è una fiducia, qualche forma di fiducia all'interno delle società, della società meridionale. Poi questa grande fiducia nelle società, ma lasciamo perdere questo elemento della fiducia, ritorniamo al cuore del problema, che è lo statalismo. Angelo, io penso che se gli italiani oggi sono, diciamo così, fino ad oggi, speriamo anche domani, ma fino ad oggi sono stati, hanno conosciuto un progresso inaudito nel come mangiano, nel fatto che per la prima volta hanno cominciato a mangiare, a vestirsi, a avere delle case riscaldate, ad avere dei mezzi di trasporto. Tutto questo lo devono, in parte molto importante, alla presenza di una cosa che si chiama lo Stato italiano. Lo Stato italiano. Anche tu sei irritato da questa esperienza nel Sud. Io sono stato irritato recentemente in Friuli, nel nord-est, operoso, bravissimi, e gli ho ricordato: guardate, 40 anni fa qui c'era la fame più assoluta, queste sono popolazioni in cui c'era la pellagra diffusa, insomma, arrivati tutti di fame, eravate tra le popolazioni più povere d'Europa, siete bravissimi, avete fatto tutte le vostre fabbriche, così, però se non c'erano i torrenti di finanziamento pubblico
che la Democrazia Cristiana è convogliata nel Veneto attraverso le banche appunto controllate dai gruppi dirigenti cattolici, forse le cose non andavano così bene. Se non ci fosse stata la costruzione delle autostrade fatte dallo Stato italiano, non dai risparmiatori di Gemona o di Pordenone, forse appunto tutti i vostri traffici con la Carinzia, con l'Austria, così, forse non sarebbero così facilitati oggi. E così via. Se lo Stato italiano non costruiva le scuole, cui sono andati tanti operosi, geometri, tecnici, eccetera, eccetera. Cioè, lo Stato italiano, in un paese povero e sottosviluppato come l'Italia, il cui livello di sottosviluppo, anche al nord, era inaudito. La Romagna era uno dei paesi più poveri del mondo. I braccianti romagnoli dormivano, vivevano in condizioni come delle bestie. E le magnifiche cooperative che hanno in parte significativa cambiato la situazione, erano pagate dal governo di Roma, erano molto aiutate dal governo di Roma, che gli dava i soldi alle cooperative socialiste. Lo sai bene, la storia del movimento cooperativo è un grande esempio di fiducia, di iniziativa dal basso, è una delle pagine più importanti della storia del popolo italiano, dell'Italia popolare, in cui però appunto anche lì c'è stata una presenza fortissima dello Stato. La politica in Italia è servita soprattutto a gruppi sociali ad appropriarsi di riforme, di risorse, e con queste risorse migliorare la propria esistenza. C'è stata o no, secondo te, questa gigantesca opera di distribuzione alla, diciamo così, ai cittadini da parte dello Stato di risorse in vari, in tutti i modi possibili e immaginabili? Secondo me sì. Allora, questo si è accompagnato con lo statalismo, è verissimo, certo, con l'occupazione della politica da parte della politica e dello Stato, perché il compito principale della politica era prendere i soldi dello Stato e darli ai cittadini, e i cittadini questo gli chiedevano. La democrazia ha chiesto questo. Gli elettori della Democrazia Italiana, comunisti, socialisti, cattolici, hanno chiesto questo sempre alla politica: dei soldi, dei favori, delle facilitazioni, che si costruisse una scuola, che si costruisse una sala. È vero o no? Non hanno mai chiesto il contrario. Allora, diciamo così, tutta questa costruzione che tu, diciamo così, dentro di te alimenti, io la vedo come qualcosa che non ha poi una corrispondenza, se non del tutto ideale. In quale paese poi questo non accada, quello che è accaduto in Italia, vorrei saperlo, perché insomma, poi alla fine la politica è sempre, la politica democratica si regge sul fatto che lo Stato è dei cittadini, cioè le risorse dello Stato sono dei cittadini, i soldi, cioè le condizioni di vita. La gente, infatti, quando le cose, l'economia tira, sono tutti democratici, perché appunto lo Stato può elargire così. Quando l'economia entra in difficoltà, nascono movimenti antidemocratici, perché la prima cosa per cui si è democratici è il poter mettere le mani sui soldi dello Stato. Adesso la dico in maniera brutalissima, però diciamo così, è questo. Il consenso politico della democrazia si gioca tutto sulla possibilità della politica di elargire risorse ai cittadini, cioè sullo statalismo, in fin dei conti, sullo statalismo. Roosevelt salvò la democrazia americana mobilitando, fischiandosene tutte le leggi, anche appunto la costruzione, elargendo appunto soldi. Ma quello che tu dici è verissimo, ma questo non toglie il fatto che le democrazie sono molto diverse tra di loro e che il rapporto, certo, Stato-cittadino, certo, è diverso. Cioè, questo è vero in termini generali, certo, perché però ci sono, si declina in modi diversi. La cosa più importante è che, diciamo così, quanta commissione la politica si prende su questa elargizione di soldi, questa è la cosa fondamentale, che fa la differenza tra la Danimarca e l'Italia, naturalmente, e fra la differenza anche, diciamo così, fra il Veneto e la Sicilia, anche se quando si tratta di fare il Mose a Venezia non mi pare che la classe politica del Veneto si tiri indietro nello svaligiare le casse dello Stato, eh?
Non mi pare proprio. Sì, quando si tratta di costruire la metropolitana milanese, non mi pare che la classe dirigente lombarda si sia tirata indietro nel mettere le mani sui però soldi. Scusa Ernesto, su questo, questo è un punto, molto importante e centrale. Attenzione, una cosa è la corruzione percepita in questo paese e una cosa, secondo i dati, è la corruzione reale. Sono due cose diverse, certo. Perché sulla base della corruzione percepita questo è un paese corruttissimo. Ma quando vai a vedere la corruzione reale, misurata da sentenze, non escludendo le sentenze per decorrenza dei termini, quindi per sentenze per assoluzione, da un lato, e le ricerche sulle persone e sui rapporti, no, non viene fuori una corruzione superiore alla media europea, viene fuori, questo sì, l'idea, perché? Perché hai l'inchiesta che occupa 10 pagine, occupa tutte le prime pagine e così via, e quando arriva la soluzione molti anni dopo è un trafiletto in ottava pagina o in ventesima pagina, quindi naturalmente tutti hanno il senso della grande corruzione legata in realtà al circo mediatico giudiziario e non vedono invece che forse la corruzione di questo paese è nella media. Però se lo dici, io quando ogni tanto, probabilmente spero di non avere tendenze sadiche, ma ogni tanto mi diverto a far arrabbiare qualche lettore. E una delle ragioni, una delle cose per cui si arrabbiano i lettori ogni tanto, è che io gli dico che non è vero che questo è il paese più corrotto del mondo. Ci sono dei nostri connazionali i quali hanno interiorizzato, hanno nella loro identità personale, c'è l'idea che il loro paese sia il peggio o giù di lì. E se tu gli dici che non è vero, questi si arrabbiano moltissimo. C'era una signora che mi avrebbe linciato, mi ricordo, era arrabbiatissima perché io avevo toccato un articolo di fede fondamentale per lei. Questo è il paese più corrotto del mondo, poche storie. E lei non osi dire che non è vero. Noi abbiamo un record, nell'elite parade, noi dobbiamo avere la maglia nera su tutto. In genere in un tempo avevamo la Grecia che veniva dopo, per fortuna c'era la Grecia perché noi eravamo ultimi su tutto, ma poi c'è sempre la Grecia dopo. Adesso da un po' la Grecia è sparita. E allora, no, questo lo dico perché in Mose, benissimo, però attenzione, tutto questo ha dato l'idea o l'impressione di una corruzione molto più diffusa di quella che c'è davvero nel paese. Era solo un consiglio su questo punto. Il tempo sta per finire, facciamo un'ultima lettura che forse introduce poi uno dei temi su cui Galli della Loggia ha lavorato molto come storico, ma anche in sostanza con un impegno in senso lato politico molto preciso, che è quello dell'identità italiana, che va a battere, diciamo, con il problema della non identificazione degli italiani nello Stato, no? Di cui grosso modo si parlava ora. Prego. Come si fa a divenire moderni conservando un rapporto con le proprie radici? Ecco il problema culturalmente cruciale che l'età della Repubblica si è trovata e in un certo senso tuttora si trova ad affrontare. Problema dal quale dipendono cose di non proprio minore rilievo, come la costruzione della soggettività e i modi d'essere collettivi, i valori accreditati, il profilo delle generazioni e i rapporti tra queste, la trasmissione del sapere e la visione del futuro, nonché mille e mille altre cose ancora. Un problema, quello di conservare la propria identità divenendo moderni, che ora che possiamo vedere le cose con una certa distanza, ci appare tanto più stringente, in quanto all'Italia è riuscito ben poco di imprimere un qualunque carattere suo alla modernità, di declinarla con una sua cifra, di ricondurla a un suo peculiare sfondo storico. Insomma, di dar vita a una modernità italiana. All'opposto, la modernità italiana appare per la sua massima parte ricalcata, importata, tutta costruita con oggetti materiali simbolici e luoghi dell'immaginario presi da fuori.
Già questo spiega l'effetto particolarmente distruttivo che essa ha avuto. E poi, soprattutto il fatto, sul quale è necessario soffermare lo sguardo imparziale dello storico, che la modernità italiana ha coinciso cronologicamente con la democrazia. Lo spirito democratico, il sentirsi tutti autorizzati a desiderare tutto, il clima incomprimibile di attese crescenti, il miglioramento delle condizioni economiche hanno significato un moltiplicarsi inaudito dei desideri e delle possibilità, tradottisi entrambi in un dinamismo modernizzatore travolgente. Sicché, però, divenendo moderno, il bel paese si è dileguato. Nella seconda metà del Novecento, sotto l'urto dei tempi nuovi e auspice la democrazia repubblicana penosamente inconsapevole, è pressoché scomparso quell'impasto unico, frutto di una storia e di una condizione geografica particolarissime, fatto di natura e di rovine, di storia, di arte, di urbanesimo illustre, ma pure minimo, che era l'Italia. E insieme è scomparso anche il paese di tutte le tradizioni, delle forme di vita collettiva modellate dal tempo, delle memorie custodite e trasmesse, delle botteghe, degli uffici e dei commerci antichi, dei modi e dei contenuti dell'istruzione e delle consuetudini private e pubbliche. In nessun altro paese di mia conoscenza, come in Italia, si è avuta una simile scomparsa di ogni sentimento di pietas verso il passato. La Repubblica ha voluto dire, è stata, anche questo, non è riuscita ad esserlo. Bene, grazie. Credo che il nostro tempo sia terminato. Siccome sono l'editore, vi ricordo che là fuori ci sono molte copie del libro e che farete un piacere certamente a me e probabilmente anche a voi stessi se ve lo fate firmare dall'autore.